viviamo in una società che non giudica le persone se sono persone per bene o meno, ma giudica le persone dalla loro provenienza, dalla loro classe sociale. Io sicuramente ero venuto qua che ero un invisibile, vivevo in uno scantinato di una fabbrica, non avevo documenti, certe volte non avevo neanche da mangiare. All'inizio avevo la stessa tuta che mettevo tutti i giorni, che la mia mamma lavava, e il giorno dopo me la dovevo rimettere perché non avevo nient'altro. Ecco, quello è stato difficile, ma perché era difficile anche farmi conoscere per questa difficoltà che ti dicevo all'inizio. Però una volta che hanno conosciuto il vero Claudio, non c'è stato problema. Il problema è stato l'inizio, perché tutto quello che abbiamo di nuovo ci spaventa un po', no? Facciamo fatica ad aprirci con persone che non conosciamo. Una volta però quel processo è stato avviato, non è stato tanto difficile. Quindi il basket può essere una forma di riscatto sociale anche? Ma sicuramente è una forma di integrazione, sicuramente, perché, come dicevo prima, mette a nudo proprio la tua persona e dice proprio la persona che sei. Là in campo non accetta scuse, non accetta bugie, perché conosce e ti fa conoscere molto di più, conosci proprio veramente le persone come sono, il loro vero carattere. Quello che è stato fondamentale una volta che ho iniziato a giocare veramente a pallacanestro in Italia, le persone mi hanno conosciuto, non ci sono stati più problemi.